Oggi a Cambio di Campo ospitiamo il nostro amico Stefano Gandini, che da 3 anni ha deciso di andare in America, riuscendo a fare delle sue passioni, virtual reality e calcio, la sua vita. Allenatore innovativo che lavora per la scuola di calcio Metropolitan Oval di Brooklyn. Sta partendo l'episodio e noi siamo sicuri vi piacerà. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è Cambio di Campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Ma quanti amici stiamo facendo con Cambio di Campo? Sì, friends, oggi dobbiamo dire friends, perché oggi viene da molto lontano il nostro amico Stefano. Viene New York. da New York, Beh, è comodo comunque, fatto Sì, in giornata, no? Adesso torni giusto? Prendi la macchina. più o meno, adesso stavo pensando alla nave, ma bel viaggetto, tipo Cristoforo Colombo. Beh, Ste, ci fa piacere averti qui. Lui si chiama Grazie. Stefano Gandini, è un allenatore che ha allenato qui in Italia prima di fare, come dire, avere un po' di fortuna verde, visto che ha vinto la green card, ha avuto questa opportunità Beh, di... per rimanere lì però è anche bravo, diciamo. Certo, altrimenti non sarebbe dov'è, non sarebbe Esatto. dov'è. Qui a Cambio di Campo. Qui... Sono onorato. Grazie, Steno, dovevi, davvero. Non sentiti in obbligo di dirci che siamo bravi, Siete bravissimi. perché... te pareva. Detto fatto, vabbè, no, Vabbè, è amico, è è così, amico. abbiamo pagato apposta. Ma caro Andrea, ma dici un po', oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo, voglio presentare innanzitutto Stefano, perché lavora negli USA, adesso ci dirà dove. L'approccio che hanno lì è totalmente differente e ci piaceva farvelo conoscere. Ci piaceva farvi conoscere lui, come lavora, la società e un aspetto di virtual reality che potrebbe essere interessante conoscere, visto che è una cosa che, ahimè, qua non abbiamo. Ste, dici un po', qual è la società dove alleni, cosa fai, così rendiamo coscienti chi ci ascolta. Il mio club si chiama Metropolitan Oval e per loro l'anno scorso allenavo l'Under 13, quest'anno mi hanno dato due squadre, sto allenando le seconde squadre, squadre B diciamo, Under 19 e Under 17 e in più per una volta a settimana gestisco questo progetto di virtual reality, va molto bene, mi diverto, è un lavoro che mi piace. Mi sono trasferito lì con l'obiettivo di trovare un lavoro da allenatore e ce l'ho fatta. Che non è brutto, non è bello, Allora, no, non è già hai brutto, fatto, anzi. quanti anni hai, scusami? 29. Ecco, a 29 dire ho trovato il mio lavoro da allenatore in Italia, forse ci arriveremo ancora, c'è ancora un po' di E tempo. probabilmente dovremmo bipparla questa parte, perché qua non si può dire proprio. Lavoro da allenatore È particolare. incredibile, incredibile. E quindi adesso stai lavorando sia con ragazzi, quindi sulla tecnica, tattica all'interno dei campi di calcio, sia in un lato un po' più tecnologico, che è la realtà aumentata o la realtà virtuale, o entrambe. È realtà virtuale, esatto, faccio entrambe, quindi mi occupo sia come capo allenatore delle due squadre, di tutta l'organizzazione, a partire dalla periodizzazione tattica fino poi agli allenamenti sul campo e le partite con l'Under 19 e l'Under 17. E la realtà virtuale è questo sistema che è stato sviluppato da Beyond Sports, che è l'azienda del nostro direttore sportivo, lui è l'amministratore delegato. Vi spiego brevemente come funziona. In pratica viene registrata una partita di calcio. In questo momento, ad esempio, abbiamo Manchester City Tottenham. La partita viene registrata e rielaborata tramite il software e diventa ogni giocatore la posizione della palla, se ne estraggono le coordinate X, Y e la partita viene ricreata in modalità virtuale in Oculus. E io semplicemente faccio in modo che il giocatore si ritrovi nella sua posizione in campo durante l'allenamento e il giocatore riceve il mio coaching, perché ovviamente lui vede la partita, ma poi sente me da allenatore fuori che lo invito a riflettere, a farsi delle domande durante l'allenamento. Quindi lui può guardare, diciamo, a 360 gradi rispetto al giocatore che assume essere, esatto. Sì, ammettiamo che ho un centravanti, un Sì. 9, e gioca quella partita, lo chiamiamo shadowing, quindi diventando l'ombra di Sergio Aguero, ad esempio, e non può
modificare il movimento in campo del giocatore, ma può guardarsi intorno e segue il movimento del giocatore semplicemente essendo presente nella piattaforma Oculus. Ok, quindi si può immedesimare nelle scelte che il giocatore fa. Esatto. Ok, esatto. Quello potrebbe essere un po' l'aspetto più cognitivo del gioco, no? Da quel punto di vista. Sì. Secondo te qual è il vantaggio più grande che può avere questo strumento? Diciamo che dà al giocatore un'opportunità incredibile, che è quella di vedere la partita non da una prospettiva televisiva, ma dalla prospettiva del giocatore. E cambia tutto. Tutte le relazioni spaziali che si percepiscono da una tribuna o dalla telecamera televisiva cambiano nel momento in cui si è in campo, in una situazione dinamica e si è immersi dentro la situazione di gioco. Okay. Tra l'altro questo dispositivo è molto buono perché si ha una ampiezza della visione che è quasi la stessa che nella situazione reale. In più nella nostra stanza abbiamo un sintetico sul pavimento, quindi simula anche il fatto di essere effettivamente su un campo da calcio. Ci sono alcune criticità, ad esempio noi non possiamo andare a lavorare sulla postura del giocatore avversario perché viene ricostruita dal software, certo. Ma noi andiamo a lavorare su tutte quelle che sono le interazioni e le elaborazioni elaborazioni cognitive a livello di relazioni spaziali, quindi di scelte tattiche del giocatore. Quindi magari penso potrebbe essere utile se si elaborerà ancora di più questo software, pensare che il giocatore prenda delle scelte e riviva scelte da sé prese, no? Esatto, esatto. Sarebbe, diciamo, questo è un obiettivo per il medio periodo, di riuscire a rendere in virtuale, ricreare in virtuale le partite che noi a Metoval abbiamo giocato. Quindi non solo imparare dagli esperti, ma imparare anche da situazioni di gioco reali che sono state già vissute dal giocatore. Certo che ci sarebbe lo sviluppo dell'apprendimento per errore a quel punto. Io, prima di chiedere quante volte usate questo tipo di allenamento, fate questo tipo di allenamento con i ragazzi, perché immagino che non è tutta la settimana, giusto? Esatto. Una frazione, immagino. Anzi, facciamo così, ti chiedo prima questo, è più semplice. Sì, io allenando quasi tutti i giorni riesco a fare con la realtà virtuale 3 ore a settimana, di solito il martedì, gestisco martedì o giovedì in modo da intercettare più giocatori possibili. Non è facile perché abbiamo un dispositivo e per avere un allenamento che sia un allenamento di qualità ci vogliono almeno 20 minuti tra una fase iniziale in cui il giocatore inizia ad esplorare la situazione di gioco, una fase di coaching e una fase finale in cui il giocatore va a rivedere ciò che succede in campo con una maggior consapevolezza. Quindi con 20 minuti, 30 minuti a giocatore, 3 ore a settimana si riescono a fare 6 giocatori, diciamo, e con un settore giovanile di 400-450 ragazzi è molto difficile riuscire a diffonderlo e renderlo un'opportunità per tutti. E su che punti? Quelli più forti per migliorarli ancora di più o quelli un po' più deboli per migliorarli e arrivare a un livello dove possono realmente giocare con gli altri? All'inizio ho scelto l'uguaglianza, cercare di ogni giocatore cercare di fare almeno un allenamento di realtà virtuale. Poi ho capito che c'è la base volontaria, fa molto, il giocatore deve essere motivato nel momento in cui viene chiamato per fare la realtà virtuale, perché non è un allenamento come l'allenamento sul campo. E mi sono reso conto che l'allenamento in virtuale è molto più indicato per quei tipi di apprendimento, quelle persone che hanno un apprendimento più riflessivo, più di razionale, forse sì, diciamo di self questioning, e persone che cercano di mettersi in discussione, mentre le persone che devono imparare a livello motorio sul campo hanno un'attenzione che è più bassa in queste situazioni di apprendimento. Quindi diciamo ho condotto una parte iniziale di test, ho testato su 30 o 35 dei nostri giocatori
e mi sono reso conto di questo anche dal loro feedback alla fine dell'allenamento. Ci sono giocatori motivatissimi, giocatori che quasi non hanno nemmeno bisogno del mio coaching, perché sono talmente consapevoli di ciò che avviene sul campo che riescono a farsi le domande e rispondersi anche con un livello molto alto, completamente in autonomia. E poi ci sono giocatori che devo chiedere la stessa domanda 10 volte e non ci arrivano, perché è un tipo di apprendimento diverso da quello che avviene sul campo da calcio. Questo mi fa anche pensare, ma sarà efficace? Questa domanda. Ecco, l'altra domanda, infatti, si ricollega a questa. Perché io sto già sentendo voi che ci state guardando, io ogni tanto sento i loro pensieri. E il pensiero che stanno avendo è, sì, però questo mi sembra più una paretina 2.0. Ti spiego. Mm-hmm. Nel momento in cui tu sviluppi un allenamento che è totalmente in un altro, con un altro significato, anche perché qui stai guardando e basta, mm-hmm, è un po' come la paretina dove tu alleni lo stop o il tiro in situazioni che non accadranno mai nella partita vera che vivrai. Per cui in che modo quanto è possibile che quello che loro apprendono all'interno di questa situazione virtuale riescano poi a scaricarla in campo? Sul quanto è molto difficile rispondere, perché tra l'altro ne parlavamo prima con Andrea, è difficile rendere quantitative queste variabili che al momento secondo me sono più da analizzare in modo qualitativo, quindi con un allenatore, possibilmente un allenatore esperto o addirittura un team di allenatori che riesce a valutare il livello di performance di questi giocatori. Io da buon cognitivista appunto sull'attivazione di neuroni che si attivano allo stesso modo durante la partita, quindi questi neuroni specchio che simulano a livello neurale l'attivazione che c'è sul campo, sono convinto che possano rendere questa situazione d'apprendimento efficace e diciamo di qualità per successive partite o successive performance. Tra l'altro su questo argomento invitiamo i nostri ascoltatori ad ascoltare uno dei nostri primi episodi che è proprio sui neuroni a specchio, giusto un inciso. Esatto, sì, neuroni in specchio scoperti per caso e ancora c'è tantissimo da indagare su di essi. Magari si relaziona anche all'emotività che tu vedi, no? Visto che loro hanno l'Oculus, magari puoi percepire quante emotività hanno mentre fanno l'allenamento virtual reality. Immagino che nel momento in cui tu possa capire che esiste uno status emotivo più alterato in positivo, probabilmente stanno subendo maggiormente rispetto ad altri gli effetti dell'apprendimento, no? Sì, io questa cosa non l'ho detta, loro ovviamente sono immersi nella situazione virtuale, io da un monitor riesco a vedere cosa stanno osservando. Ovviamente sul monitor l'ampiezza visiva è ridotta, si può solo speculare su quanto l'attenzione sia distribuita, su quello che effettivamente stanno guardando, però di base la maggior parte delle volte un ragazzo ha un'attenzione che è focalizzata sul centro del campo visivo, quindi ho un monitor nel quale vedo cosa il giocatore sta osservando e da lì riesco a capire dove sta rivolgendo la sua attenzione. E mi piace tenere la situazione dinamica, quindi osservare il giocatore in che modo distribuisce la sua attenzione durante l'azione di gioco. Sarebbe molto molto interessante evolvere questo sistema di gioco collegando anche apparecchi che possano misurare l'attenzione del giocatore, oppure anche questi tracker che riescono a individuare esattamente qual è il punto che il giocatore sta osservando. Beh, figo. È molto figo. Sì, posto anche che la percezione non è chiaramente è per lo più focalizzata, ma poi esiste tutto il contesto che ti fa provare emozioni, ti fa attivare, no? Il neurone specchio. Ecco, magari sarebbe bello che quando si svilupperà il software e riuscirete ancora di più a integrare la parte di campo, ad esempio facendo rivivere ai vostri giocatori quello che succede sul campo con la virtual reality,
probabilmente sarà porterete a un livello ancora più alto, tornerai e faremo un video dimostrazione, esatto. No? Visto che immagino che tu provi questa cosa, aspetto quel momento con ansia. Lo aspetto anch'io, sarebbe proprio bello provarla e vedere, no? Sapere che in qualche modo io come giocatore sbaglio e tu allenatore mi fai rivivere il problema, mi fai vedere quale sarebbe stata un'altra progressione dell'azione effettuando un'altra scelta, cavolo, quello potrebbe essere molto interessante, perché il concetto di attivo i neuroni attraverso l'apprendimento per errori. Esatto, quindi a maggior ragione è importante avere al momento squadre che abbiano uno stile di gioco che è simile al nostro Metropolitan Oval. Quindi sì, un domani spero che abbiamo la possibilità di utilizzare le nostre stesse partite all'interno della realtà virtuale. Al momento non è possibile, quindi comunque abbiamo partite di altissimo livello. Io scelgo Manchester City apposta perché il loro stile di gioco, no, non è che loro si avvicinano a noi, noi ci avviciniamo un po' a loro. Chi è l'allenatore del City? Troppo umile. È molto simile a lui. Non mi ricordo, molto simile a lui. Non mi sembra se che si fa la barba uguale. Non lo nominiamo mai. E quindi lo stile di gioco dicevi? Sì, dicevo che il livello di giocatori è molto alto, giocatori professionisti di altissima qualità. Mentre offro il mio coaching ai giocatori, chiedo sempre loro di pensare se il giocatore secondo loro sta facendo non tanto la decisione giusta o sbagliata, ma se loro avessero fatto qualcosa di diverso e fossero stati al posto di quel giocatore. Perché sì, sono giocatori professionistici, però anche loro commettono errori sul campo, anche loro hanno delle loro peculiarità, ed è importante che il giocatore lo riconosca e riconosca qual è il suo livello di interpretazione della situazione di gioco, e quindi capire se questo terzino sinistro che sta giocando al posto di Zinchenko in quella situazione avrebbe fatto avrebbe scelto le stesse soluzioni, o se in quella situazione avrebbe interpretato in un modo diverso il gioco. E questo secondo i principi che ogni allenatore detta ai ragazzi che allenate? Diciamo che a livello di club noi dobbiamo seguire una metodologia che è comune e quindi tutti gli allenatori di Metoval devono seguire gli stessi principi tattici. Quindi come metodologia noi dobbiamo riuscire a creare giocatori individualmente capaci di perseguire i loro obiettivi nella vita in generale, ma ovviamente in campo sportivo nel particolare. Quindi se un giocatore come obiettivo ha quello di arrivare in un college Division 1, noi come Metoval dobbiamo offrire a lui la possibilità di arrivare a quel livello. Ovviamente devono essere obiettivi realistici. Quindi questo è un lavoro che facciamo durante l'anno con questionari, valutazioni individuali. Seguiamo molto i nostri giocatori a livello individuale per poterli farli crescere nel modo giusto. E sì, lavoriamo come principi di gioco tendendo a una dominazione della partita durante le fasi di performance, dominazione della partita sia a livello offensivo sia a livello difensivo. Quindi dobbiamo riuscire a costruire dal basso, ovviamente se non c'è la possibilità di una via più diretta per andare in avanti, e a livello difensivo, quindi palla persa, 4-5 secondi di tempo per recuperarla nel modo più veloce possibile, urgenza di diventare compatti come un collettivo per recuperare il pallone e chiudere tutti gli spazi. È una fusione tra la metodologia italiana e la metodologia olandese, quindi il nostro direttore del coaching Filippo Giovagnoli e il nostro direttore tecnico Mark Van Lied si sono messi lì a tavolino, hanno deciso che probabilmente non c'è una sola metodologia da sposare per avere un calcio di qualità, ma è la fusione, il dialogo tra due diverse culture calcistiche quello che aumenta la qualità a livello giovanile. Ah, interessante, interessante. E adesso sì, effettivamente ha ancora più valore la questione di scegliere il City piuttosto che altre squadre, magari un Ajax, visto che per fare una didattica improntata sul virtual reality. Bene, Stefano, ti ringraziamo, bello, cioè anche
ci ha anche portato qualche parola in inglese, perché infatti Marco sorrideva ogni volta. Mi sono sentito a casa, esatto. E quindi ti ringraziamo ancora di più. Scusatemi per l'italiano, perché un po' si perde nel tempo. Ma vabbè, non è la lingua importante. Bene, allora salutiamo tutti i nostri ascoltatori che ci seguono, immagino su YouTube perché ci stanno vedendo, o se ci state ascoltando sarete su Apple Podcast e Spotify.